11 anni di pontificato all'alba del XX secolo per tracciare la strada che la Chiesa avrebbe percorso poi fino alla soglia del Concilio Vaticano II, le riforme compiute da San Pio X, morto pochi giorni dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, incisero profondamente in numerosi ambiti del tessuto ecclesiale. Ad un secolo dalla scomparsa di Papa Sarto, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche ha recentemente organizzato una giornata di studi per approfondire la comprensione del suo ministero petrino, dalla riforma della Curia Romana e delle varie congregazioni alla stesura di un nuovo codice di diritto canonico, fino alla redazione di un testo di dottrina cristiana per la diocesi di Roma, che si diffuse poi in tutto il mondo. Uno sforzo di rinnovamento espresso fin dal primo anno di pontificato, interessato in modo particolare a sollecitare una partecipazione più attiva dei fedeli alla vita liturgica, come emerge anche dall'analisi compiuta dallo storico Giampaolo Romanato nel suo ultimo volume, Pio X alle origini del cattolicesimo contemporaneo, presentato al termine del convegno. Con noi l'autore del libro. Modificò la musica liturgica, ripristinando il canto gregoriano e sopprimendo quella musica da teatro, ecco, che pezzi d'opera, arie da melodrammi che erano largamente in uso nella liturgia fino ai tempi di Pio X, e riportando quindi la liturgia alla purezza originaria attraverso la reintroduzione del canto polifonico gregoriano. E poi con altri interventi, per esempio incoraggiando la comunione frequente, che non era affatto invece in uso prima di Pio X, abbassando l'età della comunione per i bambini ai 6-7 anni, e ciò che da allora nacque la pratica della prima comunione, quasi come rito di iniziazione cristiana del fanciullo. Pio X era stato un pastore d'anima, era stato para e l'unico papa che per lunghi anni, prima del papato, esercita il ministero di parroco in piccole parrocchie di campagna, e quindi trasferisce nel papato questa sensibilità pastorale volta proprio alla salus animarum. Ed è questa sensibilità che spinge San Pio X verso una profonda revisione del percorso formativo dei futuri sacerdoti, attraverso la creazione di numerosi seminari regionali, riforme che imprimono alla Chiesa un forte impulso di rinnovamento, mezzo secolo prima del Concilio Vaticano II. Le riforme di Pio X della Curia, il Codex Ioris Canonici, sono arrivate tutte fino a della liturgia, sono arrivate tutte fino al Vaticano II. Poi il Vaticano II chiaramente cambia, va oltre, riforma ulteriormente la Curia Romana con la riforma di Paolo VI del 1968, avvia la revisione del diritto canonico, cambia la liturgia, quindi per molti versi il Concilio Vaticano II riforma la Chiesa che era stata impostata da Pio X.